taglio del nastro. Atteso per 30 anni a Nocera Inferiore, finalmente si inaugura il palazzetto dello sport di Viale San Francesco. Un iter tortuoso quello che ha portato alla realizzazione di questa struttura, la prima pietra negli anni 80, poi diverse difficoltà, soprattutto economiche. Infine oggi una inaugurazione corale che ha visto partecipi quanti hanno collaborato affinché potesse venire alla luce un centro sportivo polivalente a disposizione delle tante associazioni del territorio. È una giornata storica per l'intera comunità di Nocera, è un risultato che abbiamo conseguito con molta determinazione, di cui va dato merito a tutti quelli che hanno lavorato in maniera fattiva e collaborativa, operativa in tutti questi anni, nel mondo dell'ufficio di competenza, nel mondo dell'attività politica, nel mondo dello sport, ma io ringrazio soprattutto l'ufficio comunale, l'assessore ai lavori pubblici, coloro che hanno consentito alcuni anni fa di sbloccare dei finanziamenti, e ringrazio anche noi stessi, se è consentito dirlo, per avere allungato un passo decisivo nello sblocco dei lavori e per portarli al completamento, anche se dopo tanto tempo, di un percorso che rappresenta la storia, il simbolo della città di Nocera e un simbolo di riscatto questa mattina. Chi sarà dedicato questo palazzo? Sarà dedicato a Giuseppe Coscioni, che fu il fondatore della Folgore, di una squadra gloriosa della pallacanestro dell'Agro Nocerino e di Nocera, e che è uno dei nomi simbolo di questa città, che hanno portato in alto il cuore, la storia di questa città, così come abbiamo fatto settimane fa con la biblioteca intitolata a Raffaele Pucci. Insomma, noi vogliamo ricostruire pian piano un mosaico dell'identità nocerina, che è stata, quando ha voluto e ha saputo esserlo, gloriosa ed onorata. Se è stata segnata una svolta nella realizzazione di quest'opera, è anche un po' merito suo oggi qui a celebrare il taglio del nastro, perché furono sbloccati finanziamenti importanti quando lei ricopriva il ruolo di senatore. Intanto è una giornata importantissima per questa comunità, perché finalmente offriamo un impianto sportivo atteso da tantissimi anni, e sono naturalmente orgoglioso perché un po' della mia attività parlamentare è stata dedicata proprio allo sport, e pensando ai tanti ragazzi che per anni hanno dovuto sacrificarsi, allenarsi e giocare in paesi vicini, non avendo a disposizione una struttura del genere, per cui è un giorno importante per questo paese. E faccio naturalmente in bocca al lupo alle tante società amatoriali che, facendo sacrifici, adesso finalmente coronano un sogno, quello di potersi allenare e giocare nella propria città. Avvocato Amato, ci vuole illustrare non tanto il percorso che è stato tortuoso e lungo, ma il progetto di questo palazzetto, che sarà di certo un fiore all'occhiello per questa parte della provincia? Ma il palazzo che oggi si apre è una struttura che ha la possibilità di vari impieghi, di sostenere le attività di base delle società sportive esistenti sul territorio, pallavolo, pallacanestro, calcio a 5 e anche altre pallamano, se ci saranno delle realtà che si avvicinano. Ha la possibilità di essere il luogo dove la città può realizzare degli eventi, anche dal punto di vista artistico, musicale, le arti della danza, eventi anche di convegnistica, e consente appunto di dare a Nocera una struttura tale da poter ospitare delle attività di buon spessore. Ovviamente dotata anche di una sala per il riscaldamento, di attrezzature, di spogliatoi, insomma c'è tutto. Cioè, no, l'impianto è completo di tutte le attrezzature necessarie, abbiamo una sala anche per riunioni, abbiamo una piccola palestra di riscaldamento, abbiamo una superficie che è di circa 900 metri quadrati di gioco, quindi insomma si presta ad usi molto ampi.